Mancano 10 minuti alla fine della partita. E il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. E il Matador qui! Io! Sono libero! Passa la palla, amico! Shakes e Cool Joe erano completamente smarcati! A quanto pare il Matador non voleva passare la palla ai suoi compagni di squadra. Questo egocentrismo costerà alla squadra ben più di qualche gol mancato. Siamo ai tempi supplementari e... È il Matador! Sono qui! Chi segnerà per primo vincerà la partita! E il Matador ha promesso a Shakes di portarlo ad una festa, ma... Non è mai passato a prenderlo! Ehi, amico! Devi pensare all'interesse della squadra e non solo a te stesso! Guarda che io penso solo a fare gol! Passa! Perché stai monopolizzando così il gioco? Io? No! Questo potrebbe costarci la partita. Se il Matador non riesce a fare gol, allora non ci riesce nessuno. Ma ti io rendi conto di quello che hai detto? Spero che... Passaggio per gli attaccanti! Insomma, il Matador sta più attento. Sembra una partita di ping pong con i Super Strikers al posto della rete. E ora parliamo dei Super Strikers e della loro scarsa performance di oggi guidata da El Matador. L'Hydra si augura che quanto è avvenuto si ripeta quando giocheranno loro allo Strikerland. Così si aggiudicheranno i 3 punti. Hai detto augura? Se continuano a giocare in quel modo, ci potete scommettere che i punti li porteremo a casa noi. Vieni, Shakes. Eh? Nel mio ufficio. Adesso. Ma perché è arrabbiato con Shakes? Oh. Quel testone di El Matador sta intralciando il nostro gioco di squadra. E lo fa consapevolmente. Io sto facendo del mio meglio. Amico, oggi il tuo meglio era pessimo. Tutti i nostri schemi d'attacco si sono disgregati per colpa del tuo modo di giocare. Ascolta, a me non va di stare in squadra con te se devi rendermi il lavoro più faticoso ad ogni partita. Voglio che tu e Shakes vi prepariate per fare un viaggio. Eh? Andrete oltreoceano per incontrare un mio vecchio amico. Oh, Parigi, Milano, New York? No, in Solinesia. Grandioso! Se giochi male, vince un viaggio intorno al mondo. Ma coach, io non voglio... Ho preso la mia decisione e non si discute. L'Hydra si augura che quanto è avvenuto si ripeta quando giocheranno loro allo Strikerland. Siamo già per arrivare? No. 3 punti. Hai detto augura? Se continuano a giocare in quel modo, ci potete scommettere che i punti li porteremo a casa noi. Siamo arrivati ora? No. Che cos'ha di tanto speciale questa Solinesia? Che cosa si aspetta che faccia quando sarò arrivato? La Solinesia è la patria del Chinlon. Ah, adesso è tutto chiaro. Andiamo in Solinesia per incontrare l'amico del coach, Chinlon. Ti affido il compito di riportare il Matador sulla retta via. Super Strikers, sappiamo che siete dei famosi giocatori di calcio. Ma ricordate, il Chinlon è vietato agli stranieri in Solinesia. Non fatevi venire in mente strane idee. Grazie, signore. Siamo venuti qui per giocare... Grazie ancora, signori agenti. Grazie. Ma che hai? Il coach ha detto che agli stranieri è proibito giocare a Chinlon.
Sorgiamo qui? No. Staremo con gli abitanti del luogo. Sei loco, amico. La cosa mi puzza. No. Questo puzza. Ma dove stiamo andando? Wow! Wow! Il Chinlon! Tu sei Shakes? Oh, oh, iniziamo presto con gli autografi. Sono io, Shakes. E io invece sono... Io sono Ken. Ken? Seguitemi. Il coach mi ha detto di mostrarvi la via del Chinlon. Eh? Chinchong? Chinlon. È un antico gioco inventato in Solinesia. I giocatori si mettono in cerchio e si passano la palla. Fanno incredibili evoluzioni, ma devono sempre mantenere la palla in aria. Ah, siamo venuti fin qui per imparare un gioco di abilità con un pallone di vimini? Ci sono tre regole nel Chinlon. Questo è tutto? Quando padroneggerete le regole, i Super Strikers saranno ancora più forti. Cercherò di andarci piano con te, Shakes. Ah, il Chinlon non è un gioco competitivo. La squadra compete solo contro se stessa. Si fanno le mosse più belle e bisogna resistere a lungo. Allora io sarò bravo. So fare dei numeri meravigliosi. Potrei giocare per sempre, ma per conto mio. Il coach ti ha chiesto di aiutarlo? Andiamo. Il gioco sarà molto impegnativo. Incamminiamoci, non vorrei fare una brutta figura. Sei loco? Io non mi preoccupo affatto. Sarò il migliore. Prima regola. Essere pronti. No! La palla può arrivare in qualsiasi momento. Mi stavo annoiando. Eccola che arriva. Sì, Shakes. Sono concentrato ora. Va bene. Seconda regola. Saper comunicare. Inviate un messaggio mentre passate. Ho ricevuto il tuo messaggio e diceva: segna un gol! Oh, il coach mi aveva detto che era grave, ma non immaginavo così tanto. Non me ne parlare. State giocando a Chinlon! Avevamo detto niente Chinlon per gli stranieri. Vi avevamo avvertito. Dovete ripartire subito! Un momento. Qual è la terza regola? Cos'è questo? Oh, tutto fin troppo semplice. Quindi il viaggio non è andato come avevamo previsto. Le autorità ci hanno obbligato a lasciare il paese prima che potessimo imparare il necessario.
La partita contro l'Hydra si giocherà domani. E El Matador si è inimicato i suoi compagni di squadra. Riconquisterà la loro fiducia. Ah, volare dall'altra parte del mondo in uno strano paese, giocare a calcio senza poter fare gol, poi essere cacciati dalla polizia. Spero che tu riesca a fargli cambiare atteggiamento. Altrimenti dovrò mettere in panchina il Matador. So che il Cinlon potrebbe aiutarmi, solo che non riesco a capire come. Ricordati cosa ci ha detto il monaco. Non ce la faremo mai senza il monaco. Ma insomma, ma perché ce l'hanno tutti con il mio borsone oggi? Prima il monaco e poi tu. È il Matador! Keen ha messo questi rotoli proprio nel tuo borsone. Forza, facciamoli vedere ai ragazzi. Ci avete portato dei souvenir, ya? Yeah? Vuoi torturarci, fratello? Lo sappiamo che il coach vi ha regalato una vacanza da sballo. Questo è quello che abbiamo imparato in Solinesia. Tre rotoli, tre regole del Cinlon. Wow! Davvero fantastico! Questi sono i disegni originali dei monaci sulle tre regole del Cinlon. Ve le possiamo insegnare, se vuoi. La prima regola è essere pronti. La palla può arrivare in qualsiasi momento. Pensate che questo ce l'ha insegnato un vero monaco. Ora vi aiuterò io a imparare. La seconda regola dice manda un messaggio mentre passi. Bisogna scrivere qualcosa sul pallone? Bisogna essere chiari su dove si vuole mandare la palla. Quindi non scriviamo niente sul pallone. Non si scrive sul pallone. Benissimo! E ora la mia regola preferita, la numero 3. Hai un solo tocco, fa che sia memorabile. L'idea è quella di diventare molto uniti e poi inventare le mosse più belle. Davvero fantastico! Ora o mai più! Wow! E quello dove l'hai imparato? Davvero impressionante! Una bellissima mossa, Shakes! Sembravi un ballerino di breakdance! Avete visto? Questa energia si crea solo se la pensiamo tutti nella stessa maniera! Funziona se giochiamo a Cinlon fra di noi, ma El Matador è totalmente diverso quando si trova davanti ai suoi tifosi. Hai ragione! Bene! Giornata di partita allo Strikeland. Questa sfida contro l'Hydra sta creando non poco scompiglio. Infatti ci sono molte incognite riguardo a chi saranno gli attaccanti dei Super Strikers che scenderanno in campo. Speriamo che per l'incontro di oggi si siano organizzati un po' meglio dell'ultima volta. Se no, l'Hydra si aggiudicherà di certo la vittoria. A quanto pare il viaggio ci è servito molto, coach. El Matador sembrava un professionista del Cinlon in allenamento. Speriamo in bene. Io credo in lui. Se non segna un gol nemmeno oggi, lo spedisco in panchina per molto, molto tempo. El Matador, pronto? Svegliati, amico. Guarda attentamente mentre vi battiamo. Devo segnare se voglio rimanere nella squadra e non deludere i miei tifosi. Sei pronto a mettere in pratica la via del Cinlon, amico mio? Questo è calcio, Shakes, non è Cinlon. Bisogna essere forti e veloci. Devo fare molti tiri in porta per dimostrare al coach che sono ancora in grado di segnare per i Super Strikers. No! Questo piacerà di sicuro al coach. Sembra che El Matador non abbia imparato niente dopo l'ultima partita. La difesa dei Super Strikers avrà un bel po' di lavoro da fare se continua così.
Amico, non mettere da parte la via del Cinlon solo perché devi accontentare i tuoi tifosi! Nah. Per favore, dimostraci che ci sbagliavamo. È il Matador al limite dell'area! Il tiro finisce dritto sugli spalti! Chissà che cosa stava pensando! In una squadra così unita è naturale che se un elemento si arrugginisce, l'intero meccanismo inizi a cedere. Capitan Strong, chiama la palla! Gol dell'Hydra! I Super Strikers non stanno facendo un bel gioco di squadra! E siamo 1-0 per l'Hydra! Ma ho il presentimento che i Super Strikers non stiano perdendo solo la partita! Sembra che un giocatore dell'Hydra sia a terra a centrocampo! El Matador, mi spieghi una buona volta perché quando hai la palla provi sempre a fare gol? Perché segnare è l'unico modo che ho per essere utile a questa squadra! No! Giocare con i tuoi compagni ti renderebbe molto più utile, credimi. Non dimenticare quello che abbiamo imparato. Hai ragione, scusa. Guarda, non è ancora finita. Ma dobbiamo aiutarci a vicenda per farcela. Siamo una squadra o sbaglio? Super Strikers insieme al 3. 1, 2, 3. Super Strikers! Tu dimmi soltanto quello che devo fare e io ci proverò. Wow! Shakes ha intenzione di stupirci! Eh? Sì, sembra che stia chiamando una formazione speciale. Sì, pronto! Può arrivare in qualsiasi momento. Mando un messaggio mentre passi. Hai a disposizione un solo tocco. Fa che sia memorabile! È il Matador! I Super Strikers pareggiano! Il pubblico è letteralmente impazzito! Speriamo che per i Super Strikers sia solo l'inizio! Sì! Leggendario capitano dei Super Strikers! E a soli pochi secondi dalla fine della partita! E in questo modo i Super Strikers hanno ribaltato la loro situazione aggiudicandosi la vittoria! Sono veramente desolato, coach. Non ho segnato nessun gol. Siamo stati una squadra unita e abbiamo vinto. È questo quello che conta. Faccio ancora parte dei Super Strikers? Certo che ne fai ancora parte! Di al nostro pubblico, da dove proviene quell'incredibile formazione circolare che abbiamo ammirato? Dalla Solinesia. Da dove proviene? È un'idea del coach, naturalmente. Di chi altro? Beh, avete sentito, gente? La linea ritorna in studio. Solinesia. Ah, ci sono! Cinlon! Ci rimane ancora una cosa da fare. Ma adesso dove andiamo, Shakes? A restituire un regalo al nostro uomo in Solinesia. Vuoi dire che torneremo da Ken? Si chiama Ken. Ken? Sì, non importa. Perché? Ma questa volta possiamo evitare di giocare a Cinlon, Shakes? Certo.